Si è avvalso della facoltà di non rispondere a Arjan Babaj, il 28enne kosovaro considerato l'ideologo della cellula di presunti terroristi sgominata dalle forze dell'ordine in centro storico a Venezia. Di fronte al giudice per le indagini preliminari non ha aperto bocca, anche se al suo legale si sarebbe dichiarato estraneo a ogni progetto di attentato a Rialto. Sulla sua radicalizzazione però non ci sono dubbi, almeno dai post sui social in cui utilizzava nickname alle intercettazioni come questa. Il 28enne, accusato assieme agli altri tre, tra cui un minore, di voler attuare un attentato sul ponte di Rialto per guadagnarsi il paradiso con il sangue dei miscredenti, era in Italia da circa 10 anni. Incensurato, viveva e lavorava a Venezia. Sabato è previsto l'interrogatorio di garanzia nei confronti del 17enne arrestato, che aveva interrotto i rapporti con gli zii con cui viveva a Mestre per la sua radicalizzazione. È proprio lui a parlare nell'intercettazione in cui si sente sì a Rialto e poi bum bum. Intanto le indagini proseguono, al vaglio il materiale sequestrato durante le 12 perquisizioni.